Oggi ho scelto di raccontarvi qualche cosa a proposito del tema dell'ambient intelligence, quindi concepire e pensare ambienti che combinino in un certo senso l'esperienza utente e le capacità tecnologiche in un tutt'uno, in un certo senso, provando un po' a superare quello che è dispositivi, oggetti che fanno cose, no? E andare verso un ambiente che in qualche modo, anche qui sto usando io i termini impropri per il mio dominio, no? Che comunichino, no? Con l'utente, collaborino con l'utente. Ma cerco di spiegarvi per gradi, cercando di non superare il tempo che... Vediamo con un timer, così facciamo... così so quando sforo. Quindi, no. No, io parto ma molto brevemente, forse sgombrando il campo, dando per scontato l'esplosione dei dispositivi che sta emergendo oggi nel, se vogliamo, da un lato nell'elettronica di consumo e dall'altro nel campo degli ambienti, smart home, smart buildings, eccetera, no? C'è quasi un eccesso di offerta di tecnologie e di dispositivi che da un lato fa piacere perché qualunque cosa tu ti immagini, ti serve il sensore per misurare oppure per sentire oppure l'attuatore che c'è, no? Da, cerchi abbastanza, lo trovi sicuramente. Ma nelle offerte commerciali molto spesso viene a mancare una visione un pochino di insieme, molto settoriale, molto verticalizzata, molto di nicchia, ogni singolo sistema fa le sue cose, non pensa agli altri, ma poi l'uomo che vive l'ambiente rimane tagliuzzato, no? Diviso in tanti piccoli sé, ciascuno dei quali parla con un piccolo sottosistema o con un insieme di dispositivi, no? Non c'è un'esperienza unica dell'uomo che interagisce con l'ambiente, ma c'è l'uomo che interagisce coi dispositivi presenti nell'ambiente, e questa è una cosa che dobbiamo superare se vogliamo aumentare la pervasività dell'intelligenza nell'ambiente. Non posso anche cognitivamente pensare, no? Di relazionarmi con troppi oggetti, io voglio relazionarmi con l'ambiente che vivo. Questa era solo una slide per far capire che qualunque cosa vi possa immaginare c'è già. Allora, mentre io parlo, metto in sfondo un video che serve, non è esattamente ciò a cui vogliamo arrivare, però è qualcosa che somiglia, abbastanza evocativo, no? Di questa disciplina che chiamiamo Ambient Intelligence, di cui ho riportato una delle definizioni, quella che ci sta in tre righe, che tra l'altro è anche, secondo me, una delle più chiare, che dice: un sistema di ambient intelligence è un sistema, un ambiente digitale, quindi sicuramente di elettronica e informatica, che supporta le persone nelle loro attività quotidiane, quindi andiamo ad aggiungersi, ad affiancarsi a attività che le persone già compiono, e poi ci sono due aggettivi che sono la maledizione dei progettisti: proactively but sensibly, cioè deve supportare le persone proattivamente e non quindi reattivamente, quindi non è un sistema che risponde a delle mie richieste o non solo risponde a delle mie richieste, ma deve in qualche modo anticiparle, no? In qualche modo conoscere di che cosa avrò bisogno, magari impararlo, senza necessariamente dover essere programmato in modo rigido, perché poi le esigenze delle persone, ma le stesse persone che condividono l'ambiente hanno esigenze diverse. Sensibly, deve farlo, deve fare il primo passo, ma in modo sensato, in modo adeguato, non fare la scelta sbagliata. Uno dei problemi, no, che incontro nelle case domotizzate, no, parliamo di tecnologie di oggi, quando c'è troppa automazione in un ambiente, una delle prime reazioni che si incontrano nelle persone che vivono in questi ambienti è di sentirsi prigionieri. No? Non essere più in grado di controllare il proprio ambiente perché fa che cosa vuole, no? Ci capita anche in ascensore, se vogliamo, da lì in su, quando cioè, l'automazione sostituisce le nostre scelte, a volte ci fa comodo, ma a volte no, perdiamo la sensazione di avere controllo. Quindi combinare questi due aggettivi, che raccontarli sono facili, ma poi realizzare, fare in modo che per i vari occupanti di un edificio, per le varie attività della vita quotidiana, per i vari tipi di strumenti, di impianti tecnologici esistenti, sinergisticamente, no, creino questo ambiente e queste soluzioni, non è tecnicamente assolutamente facile. Infatti questo, se vogliamo, è l'indicazione di un filone di ricerca, non è un risultato o un, se vogliamo, un risultato già assodato.
taglio il video perché di fatto no, sta ripetendo vari scenari, tutti basati tra l'altro su un meccanismo di notifica continua della persona su questo video, che a me non piace molto, no? L'ho scelto perché è un pochino ampio come scenario, ma è abbastanza di distrazione in certo senso rispetto a quello che serve, no? Però in ogni caso vediamo che c'è un insieme di sistemi, no? Un sistema, l'abbiamo visto in casa, l'abbiamo visto sulla bicicletta, l'abbiamo visto sull'auto, che in qualche modo osserva, monitora le persone, decide che cosa deve fare e quindi propone delle azioni oppure esegue direttamente delle azioni nel rispetto degli utenti, no? Questo è un pochino il tipo di sistema in cui stiamo pensando. Quindi questa definizione parte dalle persone. La chiave di tutto non è quando si sente parlare di smart home oggi, si parla soprattutto di automazione, risparmio energetico, sicurezza. Questo io la chiamo automazione, non riesco a dare il significato di smart o di intelligente a una cosa che esegue semplicemente, no? Valuta semplicemente delle soglie o applica dei pattern predefiniti di attivazione o disattivazione di impianti energetici, no? Segue degli algoritmi, punto e basta. Ma qui non interagisce con le persone, l'edificio che è più efficiente non è l'edificio che è vissuto meglio o interagisca con la persona, no? Quindi nel ambiente di intelligenza cerchiamo di partire da lì e vedere come mettere insieme tecnologia esistente, costruire scenari usando tecnologia esistente, quindi non sono sviluppi tecnologici di nuovi sensori o di nuovi protocolli o di nuova informatica, in modo da costruire, cioè, un loop che adesso provo a descrivervi dal nostro punto di vista informatico, no, di quali sono i componenti essenziali. Allora, due slide semplicemente per fare punto su che cosa definisce l'ambient intelligence nella letteratura, al di là di quella definizione. Da quella definizione si deduce che in qualche modo un sistema di ambient intelligence debba avere, no, questo insieme di caratteristiche minime. Innanzitutto deve essere in grado di sentire, quindi il fatto che ci sia della sensoristica in grado di capire cosa sta succedendo nell'ambiente, nella persona. Qui stiamo parlando sia di sensori ambientali che di sensori indossabili in un certo senso. Deve essere in grado di rispondere ai bisogni, quindi se identifica un'azione deve avere le mani, no? Diciamo, deve avere un canale con cui poi agire, farsi sentire dall'utente. Deve essere, e questa è una delle parti più difficili, adattativo, cioè non può rispondere sempre nello stesso identico modo a fronte delle stesse o simili condizioni di partenza. Altrimenti fatichiamo a classificarlo intelligente. L'intelligenza è proprio la capacità di rispondere in modi nuovi quando si presentano delle esigenze non ancora viste prima. Deve essere trasparente, qui molti dei concetti, se vogliamo, sono già comparsi nelle presentazioni precedenti, no? Quindi li rivedo dal punto di vista di un sistema informatico. Trasparente, no? Invisibile. Il sistema in casa mia non ho messo 12 computer perché mi piaceva vedere lucette accese come nei film di fantascienza degli anni 60, no? Ho un sistema che fa delle cose, ma come le faccio, quali siano gli oggetti tecnologici che svolgono queste cose, meno le vedo meglio è, perché io ho un'interazione che voglio avere meno mediata possibile dalla tecnologia. No? Come si dice, la tecnologia va bene quando scompare all'utente, quando io telefono parlo col mio amico, non parlo col telefono, no? Adesso quando alzo la temperatura sto toccando regolando il termostato, allora c'è un oggetto che tra di me, che è un ostacolo tra me e la mia sensazione di benessere, no? E vorremmo che scomparisse il più possibile. Sull'ubiquitous il fatto che i dispositivi siano ovunque è quasi scontato. L'intelligenza, diciamo, è l'altra, no? Componente a cui vogliamo arrivare, in certo senso. Queste caratteristiche si possono ottenere, questo è un po', scusate per il bianco, che si legge poco, ma le prendiamo una a una, sono un po' implicano dover costruire dei sistemi che viaggino, vivano su questo tipo di loop, no? Dal punto di vista proprio della progettazione informatica. Cioè io ho un loop che parte in qualche modo dal sensing, un sistema in qualche modo, e queste cose sono lo schema progettuale con cui, lavorando con gli studenti, insegniamo a
costruire questi sistemi, di ragionare separatamente su ciascuno di questi quattro elementi. Che cosa vuoi sentire? Quali quantità devi misurare dal campo? E poi dopo capiremo con quali sensori, con quale metodologie, con quale precisione, eccetera, eccetera. Che ragionamenti fai sulla base dei dati che raccogli dal campo? Perché il dato grezzo non vuol dire nulla, è una combinazione di dati insieme alle loro tendenze che mi danno un'informazione. Allora questo è un fatto di ragionamento, cercare di dedurre da dati, da numeri, dedurre situazioni, conoscenza, informazioni. Una volta che ho deciso, agisco. Agire cosa significa? Modificare qualche qualità dell'ambiente che sia possibilmente percettibile dall'utente. Quindi luce, quindi suono, quindi notifica, quindi vibrazione, quindi apro una porta, quindi accendo la musica, in modo che l'utente possa percepire una variazione dell'ambiente, sì, possono anche esserci variazioni non percettibili, ma a questo punto l'utente, diciamo, diventa parte passiva. Invece stiamo andando a vedere dei cicli in cui l'utente invece sia parte attiva, perché poi effettivamente c'è una parte di interazione vera e propria dell'utente che interagirà in due modi: o attraverso opportune interfacce, come si è sempre fatto e come purtroppo si fa troppo oggi. Qualunque oggetto intelligente tu vada a comprare ha la sua app, per cui sul te hai comprato 10 oggetti, avrai 15 probabilmente app sul tuo telefono per controllare ciascuna il suo pezzettino. Oppure stiamo cercando di far nascere una modalità di interazione nuova che è basata su un'interazione diretta uomo-ambiente, in cui il sistema informatico c'è, l'interfaccia c'è, ma l'interfaccia è l'ambiente, è nascosta, è embedded nell'ambiente stesso. Però questa parte di interazione chiaramente va progettata. Ed è una parte, allora, sono dei designer che i nostri studenti di informatica faticano molto a comprendere. Le altre tre ce l'hanno di più nel DNA, ma quest'ultima l'utente lo vedono sempre o all'inizio o alla fine. Però come parte di un ciclo, di un loop, è un passaggio abbastanza difficile su cui dobbiamo insistere. Allora, su questa tematica, Ambient Intelligence, noi abbiamo provato, ma molto brevemente, se volete, poi lascio i riferimenti, ma ci sono alcuni gruppi, no, di lavoro che stanno lavorando, e qui ho messo solamente i riferimenti, parliamo di Stanford, MIT, Middlesex e Essex per parlare del UK, MIT ci sono tre laboratori che fanno queste cose, e poi ci siamo anche noi, chiaramente non è una lista esaustiva, ma andando a vedere le pubblicazioni sono grossomodo i gruppi più attivi. E che cosa facciamo noi in particolare a Torino su questi temi, che quindi potrebbero essere degli agganci, no, per future attività. Un tema molto sentito è noi chiamiamo end user programming. Cioè, se tu hai un sistema intelligente, o è così intelligente che capisce tutto da solo, non ci siamo ancora, oppure in qualche modo dovrà essere programmato. Ma io non posso permettere, no, di mettere in un ambiente abitativo, in una casa, in un ufficio, un sistema che richiede un tecnico programmatore ogni volta che devo cambiare qualche cosa. Devo arrivare a facilità di programmazione che siano accessibili all'end user, che un end user non sia informatico. Vostra zia, no? Quindi non solo non informatico, ma neanche ingegnere, ma neanche architetto, ma neanche un tecnico. Questo parte innanzitutto dalla metafora linguistica di presentazione. Oggi non ci sono strumenti che siano in grado, che io conosca, di permettere la programmazione avanzata di sistemi così complessi. Faccio di nuovo l'esempio del termostato. Quasi tutti voi probabilmente in casa avrete un termostato settimanale. È banale, ogni ora della settimana, giorno, ora, dite che temperatura volete. Ho fatto qualche intervista non scientifica a Campione, ma molti lo usano semplicemente come termostato manuale. Alzo adesso, abbasso adesso, perché adesso ho caldo, adesso ho freddo. Il fatto di programmare, impostare la programmazione settimanale, che è un lavoro di 2 minuti, non lo fa quasi nessuno. Ecco, questo è un livello per un dispositivo che ha una funzione sola, aprire e chiudere una valvola. Immaginate per sistemi più complessi qual è il tipo di interfaccia semplice che posso, no, fornire. Questo è un tema abbastanza che ha due facce, sicuramente quella cognitiva sull'aspetto di interazione, e poi anche sulla parte, se vogliamo, di interfacce di algoritmi intelligenti sottostanti che siano poi in grado di materializzarle queste regole, non solamente farle esprimere.
E poi c'è l'altro tema, che sembra che avere sistemi più proattivi, più intelligenti, ci sommergerà di notifiche. Già adesso ne arrivano troppe, più di quante riusciamo, perché ogni nuovo sistema ogni tanto avrà qualche cosa da dirci. Sì, proattivo, però proattivo vuol dire che è il sistema che dice all'utente: senti, c'è questa cosa, potrebbe interessarti, quanto, tanto, non lo so, io te lo dico. Quindi anche la gestione della user interruption, del fatto di interrompere il flusso di lavoro delle persone attraverso delle informazioni che potrebbero essere o no pertinenti, o questo è un altro tema che potrebbe essere un tema di contatto. Ecco, chiudo solo raccontandovi due cose invece sull'aspetto didattico, in cui caliamo, qui stanno scadendo i 15 minuti, quindi cercherò di rimanere entro un minuto. Il corso che stiamo facendo ormai da 2 anni, adesso inizierà il terzo nel secondo semestre, è rivolto al terzo anno della triennale. Il corso si chiama proprio Ambient Intelligence. È un corso che cerchiamo di svolgere con una didattica, diciamo, del XXI secolo, quindi usando i vari strumenti social, usando le lezioni video registrate. Tra l'altro il corso è in inglese, quindi attiriamo anche diversi studenti stranieri. È un corso opzionale, chiaramente, un corso fortemente di laboratorio, in cui essenzialmente, dopo aver raccontato agli studenti questi concetti sull'ambient intelligence, proponiamo un tema. L'anno scorso il tema è stato lo smart campus, quindi guardati intorno al tuo campus universitario e dimmi come potrebbe essere più smart. Quest'anno è ancora un segreto, quindi non vi dico ancora quale sarà il tema, se no gli studenti cominciano a studiarselo. No, e gli studenti divisi a gruppi sviluppano ciascuno un proprio progetto, sono liberi di fare il progetto che vogliono, purché rimangano nei binari, nelle linee guida, negli attributi che vi ho raccontato prima. E poi durante il corso noi li affianchiamo nello sviluppo dei lavori, tante martellate in laboratorio, e ovviamente raccontiamo qualche aspetto tecnologico, linguaggi, strumenti eccetera, che poi loro useranno, ma alla fine ogni studente userà un insieme di dispositivi diversi, un insieme di tecnologie diverse, per arrivare alla fine a presentare il loro progetto in prima battuta all'esame. Ma poi a settembre, ormai è diventata una tradizione, l'abbiamo già fatto 2 anni, facciamo uno showcase pubblico presso l'incubatore. Quest'anno abbiamo avuto, siamo riusciti a raggiungere un buon ritorno, nel senso che abbiamo avuto circa 200 persone che hanno visitato, al di là degli studenti, quindi aziende, colleghi eccetera, che sono venuti a vedere il lavoro degli studenti, abbiamo interessato 7 sponsor per aiutarci a organizzare, quindi sta cominciando a prendere una certa sua massa critica, in cui lo studente però si cimenta nel dire: va bene, hai un tavolo, hai delle persone, devi raccontare e far vedere funzionante il tuo sistema, in piccolo, limitato, un prototipo essenzialmente, no? Questo per uno studente del terzo anno è abbastanza una rivoluzione, abbastanza forte una rivoluzione. Infatti noi siamo molto soddisfatti, arriviamo a giugno che siamo totalmente prosciugati di qualunque tipo di energia, sia di studenti che noi docenti. Gli studenti chiaramente sono molto soddisfatti, ma allo stesso tempo molto preoccupati dall'impegno che un corso di questo genere gli richiede, ma allo stesso tempo si sentono di imparare molte cose. Ecco, questo, se vogliamo, ampliando un pochino poi il contesto, la nostra didattica a volte avrebbe bisogno di un pochino più di mani, no? Un pochino più di, che è un pochino meno di carta. Ecco, questo, se vogliamo, è il messaggio che possiamo lasciare. Non rubo altro tempo. Grazie a tutti.